Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Quindi sì, siamo riusciti a filmare gli eventi precedenti fino a quando non abbiamo visto avvicinarsi la tempesta. Sfortunatamente, buona parte della registrazione si è rivelata essere del tutto incomprensibile. Quindi riempirò io i buchi nella storia lasciati dai beat danneggiati. Per prima cosa, quando ho cercato di rimuovere quella porzione simile a un occhio, l'Arlecchino ha iniziato a contorcersi e dimenarsi, il che è stato completamente inaspettato, a voler usare un eufemismo. Un'altra cosa che ricordo è che le luci in casa mi hanno cominciato a sfarfallare e l'aria del salotto ha iniziato a luccicare come asfalto rovente in giugno. Sono andato nel panico e ho cercato di rimettere l'Arlecchino dentro il suo contenitore, sperando che in questo modo avrei fermato qualsiasi cosa stesse producendo quell'urlo acuto che sembrava provenire tutta attorno a noi. Non ha funzionato, neanche dopo aver chiuso il coperchio. Infatti, dopo averla rimessa a mollo nel liquido, quella dannata cosa ha iniziato a emanare questa luce verde accecante che mi ha fatto sentire come se mi stesse esplodendo la testa. Mi riesce ancora difficile ricordare in quale momento Billy sia tornata col fucile, ma dopo averlo fatto in mille pezzi, si è fermato tutto, eccetto la tempesta. Il 23 settembre 2009, 56 tra uomini, donne e bambini dichiararono di aver visto la bizzarra tempesta elettrica passata sopra Charlottesville iniziata circa le 21:13, fuso orario della costa est. A quanto pare, questi testimoni oculari sono le uniche prove di ogni fenomeno climatico, dato che non un singolo studio meteorologico ha dimostrato il verificarsi di un simile evento. La tempesta in questione è durata solo pochi minuti, ma a causa delle dichiarazioni dei testimoni, la telefonata e il totale disinteresse dei mezzi di informazione più importanti, la gente del paese ne parlava come se fosse un segno degli ultimi giorni. La maggior parte di queste voci provenivano dalla Chiesa Battista della Trinità. Ma questa è un'altra storia, ne riparleremo meglio un'altra volta. Ora, dopo aver dato una pulita al salotto e messo quel poco che restava dell'Arlecchino all'interno dei barattoli per campioni, Billy e Terry sono tornati a casa per la notte. Ho passato quella nottata in bianco. Ciò che era successo mi aveva dato troppo su cui riflettere. Il giorno dopo al lavoro ero esausto. Esausto e nervoso. In una parola, nel mio cervello era stato acceso l'interruttore della paura e si rifiutava di spegnersi. Ho provato a immergermi nel lavoro sperando avrebbe aiutato a togliermi dalla testa quell'orribile acuto ultraterreno. Cercando una qualsiasi scusa per tenermi occupato, mi sono offerto volontario per andare a prendere un corpo dall'ospedale generale di Charlottesville. Madley aveva ricevuto un messaggio di prima mattina e aveva organizzato l'esecuzione di un contratto di previdenza funeraria l'indomani pomeriggio per un certo signor Ovenbrook, morto la notte precedente. Non l'ho annoiata chiedendole i dettagli, ho messo in moto il carro funebre e me ne sono andato. Circa 10 minuti dopo aver riempito i documenti al Palazzo di Giustizia, sono arrivato all'ospedale. Non sono riuscito a parlare con la dottoressa Sarah Liddell, la zia di Terry e il coroner della contea di Pitt, il che mi ha un po' deluso, ma ho avuto un'interessante conversazione con il suo assistente Robert. «E quindi come ha tirato le cuoia questo tizio?» chiesi a Rob mentre mi aiutava a caricare Mr. Overbook sul carro funebre. «Beh, da quello che ho sentito da Sara, lui e sua moglie stavano guardando quella strana tempesta elettrica della notte scorsa, quando tutto a un tratto è crollato a terra in preda alle convulsioni. Prima che arrivasse l'ambulanza era già morto.» «Strano», dissi ad alta voce. «Cosa ha mostrato l'autopsia?» «Un aneurisma», disse Rob tirando fuori le risonanze magnetiche della testa del signor Evenbrook. «Probabilmente è stato un attacco epilettico. Vedi quella macchia proprio alla base del tronco encefalico? Si tratta dell'esplosione di un'arteria.»
Ho chiuso lo sportello posteriore del carro e ho ringraziato Robert. Dal suo punto di vista sembrava fosse tutto normale. È risaputo che dei lampi di luce possono causare una crisi epilettica, quindi niente di particolare, giusto? Tuttavia, mi sono pentito di essere uscito dall'obitorio. Cercavo un modo per dimenticare gli avvenimenti della notte scorsa e invece ho scoperto che potrei aver causato accidentalmente la morte di un uomo del tutto innocente. È una sensazione davvero spiacevole, come un presagio di sventura. Poco più tardi ho portato il corpo del signor Evenbrook all'obitorio. Lenny non c'era quel giorno e Mr. Burswick era impegnato con un cliente, quindi ho dovuto trasportare il cadavere al piano di sotto da solo. Nella camera ardente era stato installato un ascensore proprio per questo scopo e sebbene la barella sia stata d'aiuto, il signor Evenbrook pesava almeno 130 kg, quindi mi sono dovuto sforzare non poco per mettere il suo culone sulla lastra. Una volta sistemato sul tavolo dell'imbalsamazione, mi sono preso qualche minuto per riprendere fiato prima di rimettermi al lavoro. Tutto questo mentre cercavo di non pensare a chi fosse quell'uomo. Per prima cosa ho pulito il corpo con sapone antibatterico e acqua. Ho sempre odiato questa parte, perché ogni singola volta si trovano dei residui di materia fecale incrostati sulle chiappe e nell'interno coscia, ma perlomeno è di gran lunga meno disturbante della parte successiva. Avete mai fatto un massaggio completo ad un tizio morto? Io sì. Per il processo di imbalsamazione è necessario che il sistema circolatorio del corpo non sia ostruito e perciò si devono alleviare i muscoli dal rigor mortis, l'irrigidimento del tessuto muscolare dovuto a un'interruzione del ciclo dell'ATP. È stato piuttosto curioso notare che il signor Evenbrook aveva pochissima rigidità, cosa di cui non me ne ero accorto prima. Il rigor mortis avviene nel giro di 3 ore dalla morte e raggiunge il suo picco dopo 12, per poi scomparire tra le 48 e le 60 ore dal decesso. Evenbrook era morto da poco più di 13 ore. La sua schiena era rossa e viola per il livor mortis, i fluidi corporei che cedono alla forza di gravità. Quindi ovviamente il suo muscolo cardiaco aveva cessato di funzionare. L'unica spiegazione razionale poteva essere una decomposizione estremamente rapida. Un'ipotesi che potevo essere in grado di dimostrare da solo semplicemente infilzandogli un termometro da cucina nella panza. Sì, ero tenuto a verificare questa possibilità, dato che poteva riguardare la sicurezza sanitaria. Immaginatevi dei tizi dei centri per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive che circondano l'obitorio con strisce di nastro giallo. Ho dato al termometro un paio di minuti per scaldarsi, mentre io mi infilavo una tuta hazmat, tanto per essere sicuri. La temperatura interna di un corpo post-mortem scende molto in fretta, ma potrebbe alzarsi se vi è una moltiplicazione batterica. Il signor Evenbrook aveva passato buona parte della notte in una cella frigorifera, quindi se fosse stato anche solo leggermente più caldo rispetto alla temperatura della stanza d'aria condizionata, avrei dovuto chiamare la cavalleria. Inoltre la dottoressa Liddell probabilmente sarebbe stata licenziata per non aver eseguito una corretta analisi del sangue. E la temperatura interna era di 18 gradi centigradi, mezzo grado in meno rispetto alla stanza. Era a posto e mi sono sentito come uno stronzo in una tuta da sub. E così ora dovevo rimediare al buco che avevo fatto alla sua parete intestinale. Ottimo lavoro, Harris. Adesso non potrei fare la pausa pranzo. Non mi sono preso la briga di togliermi la tuta antirischio biologico, in quanto mi stavo affrettando per recuperare il tempo perduto. Col senno di poi, forse è stata una cosa positiva. Dopo aver sigillato il foro e riempito l'ano con dei batuffoli di cotone, ho cominciato il lungo processo di imbalsamazione. Ho iniziato allo stesso modo in cui avevo sempre fatto, praticando una piccola incisione sull'arteria carotide comune e un'altra sulla giugulare. Il liquido di imbalsamazione sarebbe stato pompato nell'arteria carotide, la quale poi lo avrebbe trasferito facendolo fuoriuscire dallo giugulare e finire nello scarico. Per un uomo della taglia del signor Evenbrook, l'intero processo avrebbe impiegato 1 ora e mezzo per completarsi. Così ho avviato le pompe mentre mi preparavo per la fase ipodermica. Non appena sono andato verso il lavandino per sciacquare i guanti, mi sono accorto che le luci avevano cominciato a tremolare. Mi sono fermato a metà strada e il cuore mi è salito in gola, non appena ho iniziato a sentire dei colpi viscidi provenire da quello che sarebbe dovuto essere il cadavere senza vita del signor Evenbrook.
Ciò che ho visto quando mi sono voltato mi ha fatto cadere gli strumenti chirurgici a terra. I suoi occhi erano aperti e guardavano fissi i miei. La sua bocca si apriva e chiudeva come se stesse cercando di dire qualcosa, ma non veniva prodotto alcun suono, salvo per il suo braccio destro che sbatteva mollemente contro i tubi nel suo collo. Non sapevo cosa fare, non sapevo cosa pensare. Tutto quello che sono riuscito a fare è stato rimanere lì, in piedi, immobile, con la schiena premuta contro il lavandino. Per la prima volta in vita mia ho desiderato aver scelto la facoltà di giurisprudenza. È stato quando l'aria ha iniziato a emanare dei bagliori che ho realizzato quello che stava succedendo. Quando finalmente ho capito perché l'Arlecchino era numerato. 24 anni fa, Ryan Wilcox si trovò in questa esatta situazione. La tempesta, l'aneurisma, la macchia alla base del cervello di Evenbrook. C'è stato più di un Arlecchino, almeno altri 6, ed erano dei parassiti. Hanno vissuto all'interno delle persone, rimanendo dormienti finché non è arrivato il tempo del risveglio. Mi è venuto in mente qualcos'altro. Subito prima che saltasse fuori dalla parte posteriore del cranio, Evenbrook ha cominciato a sorridere. Subito prima che quella cosa che si contorceva strisciasse giù per lo scarico, ho sentito il suono di una risata. Una risata da maniaco, come quella di qualcuno che stesse facendo uno scherzo malato.